No! Hey! Cazzo, cru! Chi è? Noi veniamo da guerra, ma tu chi sei? Sono ragazzi secondo voi. Da dove venite? Dalla provincia di Serre. E stanno andando alla montagna e poi stanno alla banda che stanno combattendo contro le piemontese. E tu, Aroli? Da Gaeta. Sto venendo da Gaeta. Da Gaeta? Sei stato con loro e la regina? Sì, sì. Chi ha combattuto per loro e per la regina? Contano che le piemontese hanno distrutto pure Gaeta. Ci hanno fatto arrendere, sapete? Ci hanno fatto arrendere, ma non ce l'hanno consegnato, questo fucile! Questo fucile, vedete? O tiranno da mano solo dopo muerto! A me hanno schienato il paese, ma hanno distrutto la famiglia! Ma hanno distrutto quello che porta in, che ne ci vendicava! Pure noi abbiamo acceso i piemontesi! Era macino ancora, 245! Tanto erano che hanno fatto fuori! E mo posso stare tutto e morire! Io prima già da vendicare i miei parenti, figli, mio marito, ma prima sono andata alla terra e poi sono ripigliato! Che sta terra nostra non ce la debbono toccare! Ah, noi ce l'ha attaccato troppo Macerone! Non ne manca a metà! Ci hanno massacrato! Oi, chi se siamo rimasti? Non facevano prigioniere! Pareva ancora essere preso sacco, ascevente e frito! E scorrevo per te! Ehi, allora? Allora vieni con lui! Ma abbiamo bisogno di gente che ha posto fucile! No, non posso venire con voi! Non posso venire! Ha aiutato una alla casa mia! È parecchio che non vega mamma mia! Buona fortuna allora! Gli abbiamo arrivato un coppa a montagna. Andiamo, ripigliamo i viaggi. Arriviamo a capire che fa l'altro. Santo buon, buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna pure a tutti. A me manca poco per arrivare alla casa mia. Antoni. Antoni. Antoni, che sorpresa, ma tu sei tornato. Antoni, come stai? Finalmente. Ma allora la guerra è fornuta! Pichi, la guerra è perduta! Ma che dici? Come si è conciato, Antonì? Da dove stai venendo? Sto tornando da Gaeta. I piemontesi hanno distrutto la fortezza, ora non lo sto, re Francesco! Si è arrenuto e ci ha detto che consegna le armi! Ma non l'ha fatto, non ce l'ha girato il fucile! O sai quando era ferito? L'ha conosciuto alla regina Maria Sofia. Dov'è? Mette vicino lì e mi fa mai ringraziare. Poi non c'è stato più niente da fare, tu sai, i piemontesi erano più forti, tenevano le armi che hanno nulla da mangiare. Questa è storia. Sono messo a camera la notte e giorno per la via. Guarda Marino, guarda come si sono ridotte le scarpe, mi si sono consumate la via. Antonio, porta la mano con le scarpe, che le te corci. Con quali soldi qua, me ne pichi, mente tu? Ah, te don chi? Antonio, ma rosso hanno si sordi. Lo sai, io fatico a fattoria, se vuoi. O posso mi è sempre tu. Lasciala perdere, perché lo sai. Non venite qua, forse una volta di fatica. E che può fare? Una volta. Una volta prima della guerra era convinto che il mondo si divideva in due parti. Certo. I denaderi, gente come il barone Castagna, l'avvocato, i preti, il vescovo, e noi che teniamo solo in mano. Appunto. E che sto dicendo? Ma oggi le cose sono diverse. Oggi è cagnato, non è più come prima, in mai sparta. Non è così, Antonio. Non è così. Oh, non è così perché è così deve essere. E non ci ha potuto fare niente neanche a Garibaldi. Non me ne ha Garibaldi. Non mi parla di Garibaldi, chi la non fa? E non mi niente, ci ha tradito e ingannato a tutto quanto! Ah, così, dici pure da Vincenzo Castagna. Ah, poi sotto sotto, fa l'amore che è piemontese, con l'aiuto del generale Parisi. O padre Giovanni? Padre Giovanni. Giovannino si è sposato barone Castagna. Ma che stai dicendo? Ma Giovannino non era stato mandato a Napoli per studiare? No, è tornato, Antonì. È tornato per suo sposo barone. E se l'è sposato, ma tenendo pure un figlio. Pensa a mano corto come stavo? Sì. Ma che si aspettava? Che la figlia del generale tornava pure a scappare. Sì. Da dire sulle piedi si può fare tutto quanto. Sì. La Sam stava. Che può fare? Ma tu. Tu sai, col generale Parisi è uno che ha sempre tenuto amicizia che devo dire. Sì. O barone, quando ha visto che la guerra era perduta, ha pensato buono la sa il re Bourbon e ha stringuto amicizia che sa voi. O suocero, sai che ha fatto? Ha fatto diventare capitano della Guardia Nazionale. Capitano? Ma che stai dicendo? Allora io credevo in Santo Nino, è tagito. Per loro non è cambiato niente. Comandavano prima che ci stava Franceschiello e comandano prima questo tipo Piemontese. Sta solo una novità. E qual è? Hanno messo un prefetto e un viceprefetto che pigliano ordini direttamente da chi lo re. Ma dov'è? Re Vittorio Emanuele. Tagito non è cambiato niente. Terra tenevano prima, terra tenevano morte. Ma chi aveva questa terra? Si può sapere? Oh, e i preti? Non vedi come sta con mano pazza? A chi? A
chi te ne più sordo sa cattare, e a chi si no? O va in mano all'avvocato o al barone Castagna. Allora. Antonio, vieni qua. Come sta? Ti stavo aspettando. L'hai fatto le strade, eh? E tu invece... la siete. E tu invece sei rimasto sempre qua, e caccia fa. Hai saputo di Giovanni? Ma dite tutto per dirlo. Sei sposato. E te ne già la manda. Franco, il direttore dell'hotel. Ma non è felice, io lo saccio. A ieri sono stato a casa sola. Tenevo certi misure a pigliare per un pare scarpe. E sapesse come mi guarda. Marato, si è andato a me, è meglio che ti arriva a capo. O sai, o barone certe offese non le perdono. Casa tratta un'ora e due scuppettate, reterino, non te le levi più. Antonia, ieri ci stavo pure Franco. Ma esso guardava a me. Avevo fornito di lui. Avevo fornito ingannato. Avevo fornito, no, Giovanni ormai, con te non ti metti niente a capare, sei sposato. E ha diventato pure baronessa, te ne hanno figli. Ma dici tu quella manca. Che non è felice, ecco che le calamanca. Io chi l'occhio sa c'è buono. Ma poi sto Franco chi è? Legge la mattina sera, legge, legge, legge sulla mente. È ghiaccio, è pallido, pare morto acceso. Ma chi è sto Franco? Ma dimmi una cosa, ma una cosa. A Giovanni mi sono te una chista. Ma tu che ne sai come stanno le cose? Quando noi eravamo piccolini, io già volevo bene a Giovanni, esse voleva bene a me. Poi lo padre, chi lo infama, e tu sei meglio di me. Ma quando è tornata a Napoli per essere sposata, se ne ha fatto fare pare di scarpe. E guarda a casa, ieri mi hanno andato a chiamare per nato pare di scarpe. Allora, tu che ne dici? Io dico che si può fare quando scarpe vuoi, ma una cosa. Ma che se tu vuoi bene, veramente, se tu ci vieni, è meglio che ti arriva. Antonio, allora non puoi proprio capire. No, se tu che non puoi capire, ma una cosa, se tu che non puoi capire. Pur se Giovanni non lo pensiero per te, un barone, è che la gara si scurtava. Voleva Giovanni e se l'è pigliato. Voleva la terra e se l'è pigliato. Voleva una divisa generale e ce l'ha nata. E allora vuoi cercare di pigliare pure la vita mia, perché io a Giovanni la voglio bene. E non la lascio perdere. Hai capito, Antonio? Amalia, cos'è questa visita? Vergogna, Cesare. Vergogna! Sono stata la tua amante per tanti anni. Ti ho dedicato il periodo migliore della mia vita. Per amore tuo, ho allontanato anche mia figlia. Ho disperso il suo affetto. Ed affrontato ingiurie, pettegolezzi, tradimenti. E tu? Tu, Vincenzo, come mi hai ripagata, eh? Sposando quella ragazzina, la figlia del generale amico dei piemontesi. E già... diventerai senatore dello Stato italiano. E pensare che, per amore mio, hai rischiato la vita affrontando numerosi duelli alla sciabola, alla pistola. Che stupido, 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 stupido! Sei stato uno stupido, Vincenzo! Se mi fossi rimasta accanto con le mie ricchezze, ti avrei reso ancora più potente. E tu, invece, sei cambiato, come è cambiato il mondo. Una volta eravate tutti per il Borbone, credevate in Francesco, in Ferdinando, ed ora? Ora sputate sui loro ritratti! Vergognati, Vincenzo, vergognati! Questo regno merita di morire se questa è la sua classe dirigente, traditori e vigliacchi! Possibile che non ti rendi conto che i tempi e gli uomini sono cambiati. Il futuro non appartiene ai Borbone e io una famiglia e un prestigio da salvaguardare. Lo vuoi capire o no? Non mi piace fare l'eroe, non posso farlo. Devo salvare i miei beni, il mio potere. Sarà difficile resistere al nuovo che sta sorgendo, perciò ci schiereremo dalla parte dei Savoia. La nostra classe ormai è destinata all'estinzione. E la dignità? Dove la metti la dignità? Sotto i piedi? Cosa vuoi dire? Io ho dignità da vendere. Sto solo lottando per sopravvivere. Quello che ho fatto l'ho dovuto fare. Certo. Questo è il periodo in cui la dignità si vende, ma, caro Vincenzo, mi dispiace, non c'è nessuno disposto all'acquisto. Costa troppo. Io torno adesso da una battaglia nella quale ho rischiato la vita per i Savoia e tu mi vieni a parlare di dignità. Non è il momento di pensare a certe cose, Amalia. Quando mi hai lasciata per sposare quella ragazzina, più giovane e più bella di me,
Non hai pensato al mio tormento, al dolore che mi avresti dato? Ma certo che ci ho pensato! Cosa credi? Quello che ho fatto era necessario farlo. La storia mi dirà se ho agito bene o male. Certo, va bene, hai ragione. Hai ragione, me ne vado, tolgo il fastidio, ma io ti maledico. Io ti maledico, Vincenzo, ti maledico. Verrà il giorno in cui vedrò il tuo cadavere marcire nel fiume che passa sotto le finestre della mia casa. Solo allora avrò pace, solo allora ritroverò la mia dignità di donna. Perché ricordati, Vincenzo, ricordati che le persone come te prima o poi vengono uccise dai traditi o dai vincitori. Le carogne come te, Vincenzo, non le vuole nessuno! Barone! Ah, giusto voi! Accomodatevi! La vostra impresa vi ha preceduto! E sarete fiero! Sono stanco! Lasciatemi in pace! Ho fatto il mio dovere! Ah, ci sono molti modi di fare il proprio dovere! Voi avete scelto quello sbagliato! Avete agito da incosciente! Siete stato incauto! Anche se siete mio suocero, non posso tollerare i vostri toni! Vi ho chiesto di lasciarmi in pace! Io ho eseguito gli ordini del prefetto, ho riportato la cittadina di Valva sotto la legge piemontese. È vero, questo è quanto. È vero, avete riconquistato Valva, ma a che prezzo? Avete massacrato più di 500 civili. Ribelli! Eh sì, ribelli, cittadini ribelli all'autorità sabauda, ma pur sempre gente debole. Potevate ottenere la resa in altri modi, senza inutili spargimenti di sangue. Generale, stare lontano dalla guerra vi ha fatto dimenticare lo scotto che si paga di indossare una divisa. No, questo non ve lo permetto. Io sono stato un vero soldato. Voi no, voi indossate quella divisa per mia intercessione. La vostra reputazione è legata alla mia, al mio nome. Non è più momento né di nomi né di reputazioni. Io ho agito secondo gli ordini del prefetto, ho fatto quello che dovevo. La spedizione dell'avvocato Rocco ha portato subito la vittoria incondizionata e gli è bastato lasciare un corpo di guardia di soli 5 uomini. Tutti sapevano che Valva era la roccaforte di fanatici e sostenitori dei briganti. San Gregorio Magno, a confronto, era un convento francescano. Il paragone non regge. Ah, non reggeranno le vostre motivazioni quando le porterete dinanzi al prefetto. Cosa c'entra il prefetto adesso? Io non so se siete più sciocco o ingenuo, ma voi davvero credete che l'avvocato Rocco non voglia approfittare della fama che vi siete conquistati? Assassino, sanguinario, ecco come vi chiamano, ed ecco come vi presenteranno al cospetto dell'autorità. L'avvocato a quest'ora avrà già saputo tutto. E state certo che la vostra impresa sarà ben presto un'arma nelle sue mani per screditarci tutti e liberarsi definitivamente di voi. Una divisa ha bisogno più di un cervello che di un paio di spalle per essere indossata. Sono stato costretto a fare quello che ho fatto. Ho dei testimoni. Voi sapete benissimo che non mi è mai importato di indossare questa divisa. Anzi, è un peso che più non sopporto. E se me la ritrovo, non è per vostro merito, ma per vostra incapacità. Se tenevate la vostra reputazione al vostro posto nel nuovo regno, avreste fatto ciò che realmente era vostro dovere fare. La nomina a senatore, soltanto quella mi premeva. Ecco. Io ho sposato vostra figlia Giovanna per ottenere questo da voi. Era nei patti. Io ho mantenuto l'impegno, anche se a malincuore. Invece voi no. Avete ottenuto questa casa, i miei beni, i miei possedimenti. Giovanna porta il nome dei Castagna. Ha finalmente un titolo. Questo desideravate per la vostra arrogante principessina. Invece io cosa ho ottenuto? Un cumulo di miseri stracci e la dipendenza da un prefetto e da un cacciatore di sottane che Garibaldi ha fatto re di un'Italia che non esiste. No, io questo... Andate via! Risparmiatevi le vostre inutili chiacchiere da vecchio rimbambito. Uh-huh.
su, su, Franco. Ma che fai? Sei impazzita? Non ti dovrebbe dare fastidio. E molto, invece. Tuo marito potrebbe entrare da un momento all'altro. Sei sempre quello che sei, Franco. Ma tu hai ragione. Tu leggi troppo. Guarda che io sono qui anche per lavorare. Ah, anche. Lasciamo perdere, guarda, mi hai messo di cattivo umore. E farci scoprire da tuo marito invece ti farebbe star meglio. Ma no, avere una persona più viva accanto mi farebbe stare meglio. Io sono vivo e ci voglio rimanere. Maledetto! Mille volte maledetto! Barone, ti giuro che non si trattava di... Non si trattava. Ti aveva chiesto di trattare e farlo bene. Di trattare? La vendita dell'oliveto di palazzo ai due magazzini. Dovevi pretendere di più, ti sei accontentato. Sono stato beffato. Ma io non credevo che... Ho perso l'asta perché non ho superato l'offerta dell'avvocato Rocco. Se solo tu avessi ricavato di più da quelle proprietà. Evidentemente l'offerta dell'avvocato Barone doveva essere davvero consistente. E poi, alla fine, sono solo terre. Cioè, voi ne possedete già molte e il prezzo ricavato mi sembrava buono. Solo terre. Solo terre. Tu sai cos'è la terra. La terra è tutto. Chi non ha terra possiede soltanto l'aria che respira. Cioè nulla. Solo chi possiede sa cosa avere. Potere, forza, sostanza. Ricordalo. Certo. Vi chiedo scusa, Barone. Tu chiedi scusa. Io sento del marcio. Sento puzza di tradimento. Ah, voi non lo penserete sul serio? Su, via, Franco, rilassatevi. Mio marito non lo pensa sul serio. Non lo so, ma se scopro che ti sei messo con Rocco e ti sei venduto, sai la fine che meriti. Sai la fine che riservo a chi mi fa un torto. Voi non avete nulla da temere da me. Io vi sono stato sempre fedele e vi do la mia parola. Già, fedele. Al momento credo solo a una cosa, che l'avvocato Rocco mi sta mettendo i piedi in testa. Contavo sulla riserva di caccia del vescovo. Vincerla all'asta era fondamentale per arginare l'avidità dell'avvocato. Scommetto che il vescovo sia felice perché resta in quelli che vuole, nei suoi possedimenti, e ci torna quando gli fa piacere. Si capisce perché il vescovo sia tanto fautore del ritorno dei Borbone. Non solo la prova, ma prega Dio perché ciò accada. Credo sia giunto anche con me un momento di un ritorno alle origini. E per quanto riguarda l'avvocato Rocco, fra breve non sarà più un problema. Potete andare, Franco. Sì, sì, Barone. Barone? Dopo a misurare gli scarpini. Ah, ci mancavi solo tu oggi. Comunque, sbrigati, ho da fare. Ai, stai attento. Mi spieghi una cosa? Che ci trovi uno con la faccia bianca come un melone? Eh? Ti piacciono i miei piedi? Ti piacciono? Allora? E come so bello. Profumati, sì. Delicati. Sì. Mi dispiace, ti ho fatto male. I manutri che ne ti chiudo. E tu lo sai perché? E che questa è l'ultima volta che mi... No, Marco, aspetta. Vieni qua, Scusa. Io faccio così perché... Quando mio marito va. Ma lo porta a ragione. Franco ha una faccia così bianca. Dovrebbe fare più movimento. Sta sempre in quel suo ufficio a raccogliere soldi, a leggere. Legge troppo. Sette, quale buone nipote? Buone nuove per te, guarda. Leggi. Ah, bene, accomodati, prego. Bene. Vedi, sapevamo che si sarebbe rovinato con le sue mani.
E non è tutto. Ah. Al mio ufficio continuano a pervenire denunce. La strage di Valva è cosa troppo grave da coprire. Anche per uno come il barone, che ha sempre saputo ben nascondere i suoi scherzi. E dimmi, hai già pensato come agire? A conclusione della richiesta lo arresterò, quanto è vero il Dio. Certo, un viceprefetto onesto come te non potrebbe mai esimersi da tale dovere. È un piacevole obbligo più che un dovere. Troppo a lungo abbiamo tollerato la sua influenza. Questi segnano la fine dell'epoca dei baroni. E non dire così. Mi piacerebbe un giorno diventare, che ne so, Conte di Controne, dove sono nato. Una cosa è certa, una volta fatto questo, il barone è fuori dal concorso alla nomina di senatore. Ci voleva Garibaldi perché ciò accadesse. Dobbiamo agire nella legalità, legalità delle nuove leggi, che sono tutte a nostro favore e contro di lui, ricordalo. Conosco le leggi, soprattutto le più recenti. Tu dimentichi che sono pur sempre avvocato, anzi, l'avvocato del circondario. Pensa, potrebbe sempre un giorno farsi difendere da me. Sarebbe un vero affare per te. Mi presti attenzione, vostro onore, io sono l'avvocato Rocco, in difesa del mio cliente, il barone Castagna. No, il prezzo da pagare per i miei servigi per lui sarebbe troppo alto. Ma sarebbe comunque. Bene. Non è tutto. Non è tutto. Sono altre carte. Altre carte? Sì, della massima importanza e di grande piacere per te. C'è scritto che sei ufficialmente proprietario delle terre messe all'asta. L'offerta del barone è risultata insufficiente, la tua l'ha superata largamente. Giuseppe, sei diventato il mio messaggero più gradito. Ma sono viceprefetto, porto ordini da Torino. Ma solo dopo che tu li hai ricevuti dal prefetto. Certo, ma che c'entra? Non ti piacerebbe occupare quella poltrona che sta più in alto di te? Sono sicuro di sì. Accelera dunque la caduta di Castagna e quando prima tutto sarà finito, io sarò senatore e tu prefetto. Oggi sono io disposto a prendere ordini da te. Attenzione! Avviso alla cittadinanza. Per tutti coloro che non hanno compiuto entro gennaio del 1861 i 25 anni di età, ovvero per i nati dopo il mese di gennaio del 1836, udite e prestate attenzione. Per volontà del re del nuovo regno d'Italia, sua altezza reale Vittorio Emanuele II, e per decreto del ministro della guerra, tutti gli interessati sono chiamati alla leva militare obbligatoria per prestare servizio presso l'esercito italiano. Esercito piemontese, si intende. Non sono esonerati coloro che hanno già prestato o hanno appena finito di prestare servizio nelle fila dell'esercito borbonico. Verrà inviata loro la cartolina di precetto e chi non si presenterà presso il distretto di Nocera verrà considerato disertore, nemico della patria e pertanto verrà punito secondo legge marziale. AD 27 aprile 1861. Viva Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia! Avete sentito lo fatto? Non già bastava fa guerra per Burbuna. Ma tu che dici? Mica fanno vero. Sono tornato appena 3 mesi fa. Ma mo s'ha da combattere contro le Burbuna. S'ha da combattere con i piemontesi. E i piemontesi sono nemici. Erano, ma non lo sono più. Mo sono i padroni. Non c'è sta niente a fare. Iamma guerra e posso vero ci accirano. E che tu dici? Se non dà presente, possiamo fuori. E a dove vai? Coppia in montagna. A così vi affo brigante. Sempre ti pigliano. Come soldato, come brigante. Sempre ti pigliano. Sempre se muore. Tu pure a combattere che abbiamo detto. Che stai male a Ciortandoni. Ma si è tornato e ti mandano a chiamare una volta. Ma gli ha combattuto contro i piemontesi, gli ha combattuto che i burbuni. Ha visto che le facevano a femmine e creature. Ha visto come si divertivano a cinque a questa gente. Ma che legge è questa, Michi? È come se ti chiedessero di diventare infame. Va, ma non lo so ragionare. Ma facesse a cinque dopo bene questa gente, ma non fanno male. No, anzi, parlo con Barone Castagna. E perché? Che se ne importa un barone uno come me? Se ne importa. Se dice che il barone si è spasterato fra lui, io crepe i piemontesi.
stai che burbone, vuole che tornano. E tu che ne sai? Se sai, pure mi ha corto me la vita. Dille pa' spissa a casa con il barone a fare scarpa alla moglie. Antonì, il barone sta organizzando una rivolta. Gli uomini suoi stanno andando in coppa in montagna. Pitti, ma tu sai, tu sai, io non voglio fare un brigante, io sono soldato. Ma tu vuoi stare in Piemontese? No, sei soldato. Parloci da soldato a loro, pur se delle persone la gente come a te. E che le mosse le raccattate? Come l'hanno accise? L'hanno sparato. L'hanno sparato? A palla a mitraglia. E che io sapevo, comunque se l'hanno sparato a mitraglia, a caso sono stati lì briganti. Io ho giusto sentito che hanno visto lo brigante Pantoliano proprio là, vicino alla terra dell'avvocato. E se è stato lo barone invece, l'avvocato era diventato troppo importante, troppo rossa. E che sto barone non ci aveva genio. No, che secondo me non è stato lo barone, che è stato Pantoliano, sentite a me. Antonino. Antonì, hai sentito? Hanno acceso l'avvocato rosso. Hai sentito tu con le pizze. Ma io che ho già pensato, due galli a cantare. La verità che Pantoliano è stata avvistata da questi parti in coppa a sti montagne. Ma noi, tutto quanto noi sappiamo buone che Pantoliano, un'amicizia forte con Barone e con Danù, va per il brigato. Faccio come detto, tu ci che a parlare, può bene tutto qua. E fai buono, e chi l'ho più potente, ma. Contramente possiamo venire a fatica con me. Che lo Barone lo fa fare, così se te ne tra gli uomini suoi. Hai già sentito che Matteo lo fattore te ne bisogna di altri. Ah, pigli una cosa a volte. Antoni. Ah, prego, accomodatevi. Grazie. Dopo la strage di Valda ho cercato di mettervi in guardia, ma evidentemente non è bastato il sangue di un intero paese perché ci decidessimo a stroncare definitivamente il barone. Il barone? Ma voi parlate del barone Castagno, ovviamente. Parlo di quell'assassino, sì. Ma i fatti di Valva ci sono ben noti. È inutile tornarci su. Quegli abitanti erano tutti legittimisti, caponi pronti a combattere per il loro vecchio padrone. E dell'avvocato Rocco? Certo, io non discuto l'azione violenta usata contro la popolazione. E dell'avvocato Rocco, non sapete niente. L'avvocato Rocco è già una tragica fine, immeritata. Veramente tremenda! Ma basta, smettiamola di prenderci in giro. Sappiamo tutti e due che è stato il barone a far ammazzare Rocco. Vede, qui ci sono le prove chiare, cristalline, che indicano il barone quale mandante dell'omicidio del Rocco. Ma i miei informatori sostengono invece che a commettere l'omicidio sia stato Pantoliano. Quel brigante è stato visto la sera dell'assassinio sul luogo del delitto. Qui io ho le prove testimoniali della presenza di Pantoliano in paese, vedete qua. E qui ci sono le testimonianze sui ripetuti incontri del barone con il brigante Pantoliano. Ma prego, leggete, non è difficile fare 2 più 2. Ma caro viceprefetto, non è detto che 2 più 2 debba fare sempre 4, eh? Voi siete il nostro prefetto, voi rappresentate il re Vittorio Emanuele II, voi ed io qui siamo l'Italia. È vero, sì, è vero, noi siamo l'Italia. L'Italia è fatta, ma da Roma in giù pare che molti non se ne siano ancora accorti. Ma noi che siamo di questa terra, noi non siamo gli emissari di un re straniero al sud. Noi siamo coloro che devono rinnovare le coscienze. Ebbene sì, noi formeremo questa gente, daremo loro la dignità e l'orgoglio che una grande nazione merita, una sola, un'unica nazione. Ma non è me che dovete convincere per farvi eleggere senatore. L'Italia non si fa muovendo eserciti dal nord al sud o muovendo 1000 uomini. L'Italia non si fa riconsegnandolo nelle mani degli uomini che voi vi ostinate a difendere. Io non difendo nessuno e voi non siete qui per ricordarmi la carica che io rivesto. So benissimo che le bande del circondario sono riunite, armate fino ai denti ed in contatto col barone. Tuttavia non possiamo scatenarle con un atto sconsiderato, quale potrebbe essere l'arresto del barone Castagno. Ma voi vi rendete conto di cosa significherebbe questo? Significherebbe l'inizio di una rivolta nell'intera provincia e non solo. Come vedete, io difendo l'interesse della nazione nella mia giurisdizione. Ma noi non possiamo ignorare. Noi dobbiamo ignorare. Se questa è l'unica via da seguire, ebbene, io la perseguirò fino in fondo. Non abbiamo niente altro da dirci. Potete andare.